Rieccoci qua con Guardavalle Online per ancora una volta mettere a disposizione di quello il lavoro dell'amministrazione comunale che ha fatto in questi anni. Oggi parliamo di un problema importante che va nella direttiva che è lo sviluppo del nostro territorio marino, quindi parliamo del lungomare, parliamo del sottopasso. Lungomare di Guardavalle Marina è da anni che se ne parla, è da anni che le varie amministrazioni che si sono succedute dovevano e non hanno fatto la misura di impegno che era necessaria. Abbiamo iniziato a farlo noi, la mia amministrazione, la mia prima amministrazione, nel 2015, quando sapevamo di questa situazione anomala del passaggio a livello e quindi ci siamo subito attivati attraverso sia la Ferrovia dello Stato e sia la Regione Calabria per la pericolosità e soprattutto la chiusura del passaggio a livello. Quindi abbiamo iniziato già nel 2015 con vari incontri, varie telefonate, varie lettere di sollecito che alla fine sono arrivati anche le giuste risposte. Giuste risposte sono arrivate nel 2018 quando con l'impegno del governo centrale, governo Renzi, dove ha stanziato per la fascia ionica 50 milioni di euro per la chiusura dei 70 passaggi a livelli che insistono su questa zona. Noi naturalmente siamo stati un po' avvantaggiati perché il lavoro per questa chiusura l'abbiamo già iniziato nel 2015. Capisco che i tempi si sono un po' dilungati, ma non c'erano le prospettive finanziarie. Dal 2018 abbiamo iniziato in sinergia con la Regione Calabria e con la Ferrovia dello Stato ad avere diversi incontri. E lo abbiamo fatto a Reggio, a Catanzaro, dappertutto dove man mano ci convocavano. Abbiamo dato incarico a dei tecnici del luogo, all'ingegnere Garzaniti, all'architetto Ranieri e all'architetto Valenti per un progetto di idea della chiusura del passaggio a livello e soprattutto dello sviluppo di tutta quell'area sul lungomare. Un progetto che inizialmente si era pensato a un cavalcavia lato benzina Gilletta, proprio perché sappiamo e conosciamo le criticità che i sottopassi in tutta Italia ci sono, le pericolosità di allagamenti. Un sovrappasso che nella progettazione è arrivata a una cifra di 7 milioni di euro e che purtroppo non c'era copertura finanziaria perché la Regione Calabria era disposta a pagare, a mettere di tasca sua 700.000 euro e la stessa somma la Ferrovia dello Stato, quindi si partiva con una copertura di 1.400.000 euro, troppo pochi per realizzare quello che noi volevamo. Alla fine abbiamo fatto tantissime riunioni, voglio ringraziare anche i tecnici che si sono adoperati insieme a noi amministratori. E alla fine la politica è stata anche dalla nostra parte, che la voglio ufficialmente ringraziare. Voglio ringraziare l'ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, voglio ringraziare Arturo Bova, il consigliere regionale Arturo Bova, per la loro vicinanza e anche per l'impegno economico. Infatti alla fine siamo riusciti, attraverso poi un progetto che abbiamo predisposto e che ve lo abbiamo anche fatto vedere in campagna elettorale, perché anche questo è un punto all'ordine del giorno della nostra campagna elettorale, era proprio quella lo sviluppo del nostro territorio marino, e quindi alla fine il finanziamento si è concretizzato in 2 milioni e mezzo che praticamente prevedeva il sottopasso da Borgo Rosso e 320 metri di espropri e quindi collegamento con la villetta comunale già esistente. E a distanza di qualche mese
giorno 1 giugno la rete ferroviaria italiana, a firma di Calogero Parla, che è l'ingegnere che ci ha seguito in tutti questi mesi, ci ha mandato una lettera dove praticamente nel valutare il progetto che noi abbiamo mandato sia alla regione e poi anche a Roma, secondo l'ingegnere Parla, i tecnici della Ferrovia dello Stato hanno individuato quell'area un'area a rischio idrogeologico, quindi R4, parliamo della zona Borgo Rosso. In questo contesto ci hanno mandato quattro bozze di alternativa a quel nostro progetto. Le bozze sono veramente importanti, bozze che ne abbiamo discusso con la maggioranza, col gruppo di maggioranza e anche con quelli, i nostri sostenitori, e poi ho fatto anche una riunione con la minoranza giovedì scorso. Oggi vi metto a conoscenza voi, cari concittadini, quello che ci hanno prospettato. Naturalmente i tempi sono brevi, non abbiamo perso tempo, non siamo in ritardo, non siamo gli ultimi, anzi io direi che siamo i primi, perché dei 70 passaggi a livello che si devono chiudere nella zona ionica, Guardavalle è al terzo posto di importanza e soprattutto di attenzione da parte delle Ferrovie dello Stato. Detto questo, la prima alternativa, come potete vedere dalle immagini, è quella che più o meno si avvicinava al nostro progetto. Praticamente c'è l'entrata dalla strada di Borgo Rosso, ci sarà un piccolo pontino che supererà il ponticello, il fiumiciattolo di Borgo Rosso, poi dietro la benzina di Angilletta un sottopasso che arriverà nell'area del lungomare, nell'area dove c'è per il momento un terreno abbandonato, e da questo, attraverso una rotonda che voi potete anche vedere, si va verso l'area Princi, dove verrà espropriata, e quindi ci saranno questi 320 metri di nuovo lungomare che andrà a collegarsi alla villetta comunale. Questa è la proposta numero 1. Poi abbiamo la proposta numero 2, che praticamente è sempre in quella zona dopo la benzina, ma invece di avere l'entrata sul lungomare da Borgo Rosso, strada Borgo Rosso, viene fatto attraverso la 106. Per il resto rimane invariato. La terza soluzione, che è quella la più, secondo me, meno realizzabile, è quella che attraverso un ponte di 160 metri e una rotonda ancora più interna rispetto a quella precedente della strada di Borgo Rosso, questo ponte che attraverserà tutta quell'area dove c'è la pizzeria Borgo Rosso, quindi quasi gli passerà sopra, e quindi poi tutto il resto solito collegamento su quell'area Princi. Quarta ipotesi è quella che tanti anni fa, 1999, quando la Ferrovia dello Stato aveva presentato quel progetto che da Viale Europa attraversava per 180-190 metri tutte le case in quell'area, quasi località Gagliardi, e si depositava poi nell'area SIC accanto il campo in sintetico. Questa era la quarta ipotesi da parte delle Ferrovie dello Stato. Ma vi stavo dicendo, questa ipotesi presentata nel 1999, allora sindaco era l'attuale consigliere di minoranza tedesco, era stata bocciata dai cittadini perché ci sono state diverse iniziative pubbliche, anche raccolte di firme, e quella proposta era stata bocciata anche per un discorso di impatto ambientale. A noi la cementificazione non piace le cose migliori. Allora, in tutto questo contesto
Sicuramente ci sono delle criticità che andremo un po' a smussare con i responsabili di Ferrovia Italiana e con la Regione Calabria, ma noi nelle riunioni che abbiamo fatto siamo propensi a quell'intervento che va nella direzione di sviluppo complessivo del nostro territorio marino, quindi la possibilità da Borgo Rosso, perché stiamo lavorando sul PSA e quindi uno sviluppo di quell'area Borgo Rosso e soprattutto quel prolungamento di lungomare da tutti voluto per realizzare quel chilometro di lungomare, uno dei più belli della zona ionica, e andare anche a sviluppare un po' tutta quell'area che servirà per i nostri giovani. Perché questo progetto? Perché noi pensiamo a uno sviluppo armonico del nostro territorio, sviluppo armonico che arriva anche attraverso diversi incontri che abbiamo fatto con l'ANAS. Voi conoscete bene la problematica della 106, della linea continua, della pericolosità che insiste negli accessi dove c'è l'isola ecologica, dove c'è il depuratore, dove c'è quella struttura di automobili della Garzani, di Geracitano, e poi anche la struttura ricettiva di Donna Stella. Là c'è un pericolo continuo, là ci sono stati tantissimi morti che io rivendico sotto certi aspetti, perché bisogna intervenire ed eliminare questo pericolo, e quindi noi là con l'ANAS stiamo anche cercando di realizzare una rotonda che possa anche creare accesso a tutte queste strutture e a tutti questi servizi, e anche per uno sviluppo di tutta quella zona. Quindi si parla di questa rotonda che possa anche essere da collante per l'entrata sul nostro futuro nuovo lungomare, e quindi stiamo valutando diverse opportunità, ma siamo sicuri che quella che è venuta fuori dalla discussione che abbiamo fatto può essere quella che si può realizzare tranquillamente. Stiamo anche lavorando molto e intensamente per migliorare tutti i sottopassi, quindi in modo definitivo e senza che si possa verificare le criticità invernali. Parlo del sottopasso della stazione ferroviaria, quello di Borgo Rosso, quello faccio il nome ma per capire, quello di Barile, insomma tutti quei sottopassi piccoli e grandi che possono darci la possibilità di arrivare sul lungomare a piedi, con le carrozzelle, con tutte quelle possibili alternative che non è la macchina. Quindi stiamo lavorando a 360 gradi appunto per uno sviluppo di questo nostro lungomare, lo vogliamo tutti, ci stiamo impegnando tutti, e quindi questo è il lavoro che sta facendo adesso, oltre a tutti gli altri, l'amministrazione comunale. Sulla zona centrale, dove si andrà a chiudere il passaggio a livello, là verrà intanto un'altra nuova piazza e l'accesso pedonale per il lungomare attraverso sia per le persone normali e anche per la disabilità. Quindi ci sarà due ascensori che ti permettono di salire a livello alto per poter poi mettersi sul lungomare, e poi le scale normali per le persone normali. Quindi voi capite che è una di quelle problematiche molto importanti a cui l'amministrazione ci tiene. Lo stiamo facendo dal 2015, speriamo di riuscire a concretizzarlo nei prossimi mesi, visto anche la veloce richiesta da parte della Rete Ferroviaria Italiana, che ci chiede di decidere su quello che vorremmo realizzare. Io ringrazio ancora una volta Guardavalle Online, che ci dà la possibilità di entrare nelle vostre case e mettervi a conoscenza di quello che è il lavoro quotidiano di questa amministrazione. Grazie e buon pomeriggio a tutti.